La bavarese è un dolce fine pasto che arriva direttamente dalla Francia, un dolce al cucchiaio irresistibile che io ho voluto impreziosire con delle colorate e gustose fragole. Prepariamoli insieme! E iniziamo proprio dalle fragole che dovrò lavare, poi eliminerò il picciolo e le taglierò in fettine o in pezzetti. Elimino il picciolo e taglio la fragola a pezzetti. In un tegame metto le fragole, aggiungo lo zucchero e un cucchiaio di succo di limone. Ora le faccio cuocere finché si spappoleranno. Le fragole si sono spappolate, possiamo frullarle. Qui ho un cutter, vado a metterci dentro le mie fragole per poi frullarle. Poi passiamo la polpa frullata al setaccio, un setaccio con delle maglie fini per eliminare tutti i semini in eccesso. Con la Marisa premiamo la polpa contro le maglie sottili del setaccio e facciamo cadere tutto sotto nella ciotola. Ecco le mie fragole passate. Qui ho una ciotola con dell'acqua freddissima in cui vado a disciogliere la gelatina alimentare. La immergo e la faccio ammorbidire. Possiamo anche tenerla in frigorifero. Nel frattempo ci dedichiamo alla crema inglese. In una ciotola metto i tuorli e lo zucchero semolato e mescolo tutto. In un pentolino invece verso il latte, la vaniglia e la scorza di limone e porto tutto a sfiorare il bollore. Siamo arrivati a temperatura, elimino le scorze di limone e verso a filo il latte nel composto di uova e zucchero. Rimetto il composto nel pentolino sul fuoco e sempre mischiando porto il tutto a 82 gradi. Siamo quasi a 82 gradi, mi raccomando mescolate sempre soprattutto sul fondo perché altrimenti l'uovo si straccia. Ci siamo quasi. Eccoci qua, 82 gradi. Spengo il fuoco e verso la mia crema in una ciotolina per farla intiepidire. In questa ciotolina ho scaldato un po' di purea di fragole. Prendiamo la nostra gelatina alimentare, la scoliamo per bene e la sciogliamo nella purea. Ovviamente raccogliamo anche i pezzettini che sono rimasti sul fondo. Ecco, è già sciolta. Perfetto, ora possiamo unirla alla restante purea. E ora semimontiamo la panna, ovvero dobbiamo montarla poco in modo da incorporare un po' d'aria, ma deve restare ancora piuttosto liquida, mi raccomando, assolutamente non densa. Direi che ci siamo, la panna comincia leggermente a densificarsi, ma rimane ancora liquida. A questo punto possiamo unire tutti e tre i composti. Inizio con la crema inglese. Mescolo per bene per amalgamare i due composti. E poi unisco la purea di fragole.
Perfetto, la mia bavarese è pronta per essere versata nel suo stampo. Le bavaresi possono essere preparate anche a monoporzione, ma in questo caso io ho scelto uno stampo un po' più scenografico, a ciambella, come vedete molto carino, che ha una capienza di 1,5 litri. Ci verso dentro il mio composto. La bavarese va in frigorifero per 4-6 ore, sarebbe meglio per tutta la notte. Per sformare la mia bavarese immergo lo stampo nell'acqua bollente per un paio di secondi. E dopo averla sformata decoro la mia bavarese con tutti i miei ingredienti a disposizione. La decorazione, ammetto, è sempre la parte che mi piace di più. Posso dare sfogo alla mia fantasia e portare in tavola qualcosa di buono, fatto con il cuore. Che dite? Ho fatto un buon lavoro?